Ciao a tutti. C'era una volta un uomo dal cuore nero e l'anima vuota, un narcisista che viveva solo per la sua bellezza esteriore e per l'ammirazione degli altri. Era convinto di essere il centro dell'universo e che tutti dovessero adorarlo. Ma il destino aveva in serbo per lui una fine terribile. Mentre il mondo lo ammirava, il suo volto riflesso nello specchio non riusciva a vedere la sua vera essenza, quella di un essere umano, vuoto e privo di qualsiasi emozione o empatia. Le sue relazioni erano superficiali e prive di veri sentimenti. Faceva del male agli altri senza provare rimorso, godendo delle sofferenze che infliggeva. Aveva un vasto seguito di ammiratrici che si abbandonavano a lui, ma queste relazioni erano solo una fonte per alimentare il suo fragile ego. Ma tutto ciò ebbe una fine quando incontrò una donna molto diversa da qualsiasi altra che avesse mai conosciuto. Era bella, ma la sua bellezza risplendeva nella sua anima. Aveva una luce che entrava e illuminava le stanze e una dolcezza che penetrava nel cuore di chiunque la incontrasse. Mentre il narcisista cercava di conquistare anche lei, si accorse che questa donna lo trattava diversamente. Non si lasciava abbindolare dalla sua bellezza e non gli dava l'ammirazione che lui desiderava. Invece gli offrì gentilezza, amore e comprensione. Il narcisista, non abituato ad essere respinto, si infuriò. Non poteva sopportare che qualcuno non vedesse il suo valore e la sua grandezza. Ma nonostante i suoi tentativi di manipolare e di controllare questa donna, lei rimase ferma nei suoi valori. Non si lascerà influenzare dalla sua oscurità. Invece di arrendersi, il narcisista decise di distruggere la donna. Come poteva permettere che qualcuno lo superasse? Iniziò a diffondere voci, mentire e sabotare la sua reputazione. Voleva che tutti la vedessero come lui, un mostro senza cuore. Ma nonostante tutti i suoi sforzi, la donna rimase forte. Non cedette alla sua volontà e non si piegò alle sue lusinghe. Quello che il narcisista non riusciva a comprendere era che si stava distruggendo con le sue stesse mani. Le sue azioni vennero alla luce. Le persone iniziarono a vedere chi era veramente, un uomo malvagio che usava e distruggeva gli altri per il proprio piacere. Coloro che un tempo lo ammiravano si voltarono contro di lui e lo lasciarono solo. Il narcisista si ritrovò nel buio. Il suo viso riflesso nello specchio finalmente gli mostrò la sua vera essenza, una figura deforme, egoista e cattiva. Capì che aveva perso tutto ciò che aveva di valore, compreso se stesso. Mentre affrontava la disperazione e la solitudine, un vago senso di rimorso iniziò a farsi strada nel suo cuore vuoto. Si rese conto di essere stato un mostro per tutta la sua vita e che nessuna bellezza esterna poteva compensare ciò che mancava dentro di lui. La sua fine arrivò quando la donna, che aveva cercato di distruggere, si avvicinò a lui e gli offrì una mano. Nonostante tutto quello che era successo, lei voleva dargli una possibilità di redenzione. Ma per poterla prendere, il narcisista doveva affrontare i suoi demoni. Non fu una strada facile, ma lui scelse di intraprenderla. Lentamente iniziò a guardare dentro di sé e ad affrontare la verità. Si rese conto di quanto male avesse fatto agli altri, di come avesse manipolato e distrutto le loro vite. Era tormentato dai sensi di colpa, ma sapeva che avrebbe dovuto affrontarli per poter guarire. Attraverso il processo di autoriflessione e di perdono, il narcisista iniziò ad imparare l'empatia e il rispetto per gli altri. Vide la bellezza che risiedeva nell'anima della donna che aveva cercato di distruggere e si accorse di quanto fosse sprecato gettare via tanta bontà. La donna lo aiutò in questo viaggio di guarigione. Lo guidò nella scoperta del perdono verso se stesso e verso gli altri. Gli insegnò che la vera bellezza non risiede solo nell'aspetto esteriore, ma nell'amore e nella gentilezza che si riversano su chiunque incontri. E così il narcisista trovò finalmente la sua pace interiore. La sua bellezza esteriore era sfumata,
ma la sua anima era diventata splendente di luce. Si rese conto che non c'è nulla di più prezioso del dono dell'amore e della compassione. Questa storia dovrebbe servire d'avvertimento per quanti si lasciano consumare dall'egoismo e dalla vanità. La bellezza esteriore può ingannare, ma solo la bellezza interiore può condurre alla vera felicità. La fine di un narcisista, oramai distrutto, è un richiamo che ci ricorda di guardare dentro di noi stessi e di trovare la bontà che risiede in ognuno di noi. L'amore e la gentilezza possono superare l'oscurità e portare alla guarigione. E così il narcisista distrutto trovò la sua redenzione e la sua nuova vita. Non cercò più l'ammirazione degli altri, ma dedicò il suo tempo a rendere il mondo un posto migliore per coloro che aveva ferito. Le sue azioni passate non sarebbero mai state dimenticate, ma la sua trasformazione e il suo impegno nel fare del bene avrebbe lasciato un'impronta nel tempo. Questa è la fine di un narcisista distrutto, ma anche l'inizio di una storia di rinascita e di cambiamento. Una storia che ci ricorda che, anche quando sembra impossibile, è sempre possibile trovare il perdono e la pace dentro di noi. Che questa storia sia un insegnamento per tutti noi a non cadere nella trappola dell'egoismo e a cercare sempre la bellezza che risiede nel nostro cuore. Imparando a trattare gli altri con gentilezza, con comprensione, con rispetto e a rendere il mondo un posto migliore per tutti. Questa storia è dedicata anche a coloro che si riconoscono come narcisisti interiormente feriti e desiderano intraprendere un percorso di crescita personale. Attraverso questa narrazione mi auguro di poter offrire un valido aiuto a chiunque si identifichi con questa condizione, in modo da poter trovare la speranza, la forza e il coraggio di intraprendere la via della libertà interiore. Non dimentichiamo mai che la vita è unica e preziosa, pertanto merita di essere vissuta appieno, con passione, con gioia e soprattutto senza rimpianti. La cosa peggiore della vita è proprio vivere di rimpianti, perché ci fa perdere tempo prezioso che potremmo dedicare alla ricerca della felicità e della realizzazione dei nostri sogni. Scegliere di vivere senza rammarico significa abbracciare le sfide, imparare dagli errori e trarre insegnamenti da ogni esperienza. Ogni giorno è un'opportunità per creare un futuro migliore. Quindi non lasciamo che l'amarezza ci imprigioni, ma piuttosto percorriamo la nostra strada per fare scelte coraggiose e perseguire i nostri obiettivi con determinazione. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.